E donna Assunta, la madre di Maria, era uno di quei casi di salvataggio ritenuti miracolosi, sia a causa dell'età che per essere rimasta a lungo sotto le macerie. Colpita nel fisico e nel morale, la povera donna era rimasta sconvolta anche psichicamente, ma ora si andava lentamente riprendendo. Scusatemi, il 213 è in fondo? Sì, in fondo. Grazie. Donna Assunta. Ciro. Donna Assunta, si è ringraziato il Dio, vi ha ritrovata. Sei tornata? Sì, appena ho potuto. Bravo. Io non riuscivo più a vivere senza notizie di Maria e vostre. Certo. Non ho che lei. Ti capisco. La voglio ritrovare a tutti i costi. Ma voi che mi dite? Che non ho più nemmeno la forza di piangere. Oh, no, non dite così, non ditelo. È stato terribile, terribile. Ma di Maria che cosa sapete? Terribile. Che cosa ricordate? Maria era con me. Scusate, non dovrei parlarvene. Capisco che vi fa male. No. Ma senza Maria io non ho più speranza di felicità, no? Non ho più forza. Tu sei buono e le vuoi bene veramente. Il Signore ti benedirà. Non può averci completamente abbandonato. Te la farà ritrovare, vedrai. Quella sera Maria riordinava la casa. Aveva appena finito di scriverti quando a un tratto ci fu un boato e la luce si spense. E Maria che fece? Corse fuori, restò? Il buio ci divise. Quindi non sapete se riuscì a fuggire o se restò sepolta sotto le macerie? Gridava il mio nome e il tuo. Tenevo in mano quel rosario. Lo strinsi mentre tremava la casa e perdetti la conoscenza. Non so quando arrivarono i soccorsi, non ricordo niente. Maria, bambina mia, dove sei? Rinvenni che tutti gridavano. Avevo dolori dovunque, alla testa, alle spalle e qui al fianco. Ma se Maria era con voi, perché non si trova? Sono quasi guarita. Io so che non è morta. Lo credo anch'io. Invocai la Madonna e la Madonna non può averla abbandonata. Donna Assunta. Va, figlio mio, e non ti stancare di cercarla. Madonna mia, aiutalo tu. Alcuni giorni prima, come mi aveva comunicato Don Antonio, a Toronto, la grande città canadese in cui risiedevo, il mio socio Mario Del Giudice, che era anche un dirigente del comitato italo-canadese, si era incontrato con l'investigatore Anthony Gerace per una complessa e delicata missione. Io mi rendo conto esattamente delle tue preoccupazioni. Bisogna cautelarsi. Oltre 10 milioni di dollari per i nostri emigrati sono una grossa cifra, capito? Una cifra enorme. Quasi 15 miliardi di lire. Quindi dobbiamo sapere esattamente in mano di chi andranno in Italia.